Premio Giorgio De Gregori, do la parola alla Presidente della giuria del Comitato Scientifico che ha valutato le tesi, che è Simonetta Buttò, che spero sia collegata. Allora vi dico come si svolgerà la Presidente, ecco, ciao Simonetta, buonasera, grazie di esserci. Ciao, ciao a Allora, tutti. la Presidente della giuria del Comitato Scientifico del premio leggerà il giudizio e qual è la tesi vincitrice, quali sono quelle eventualmente meritevoli comunque di menzione. Non so se c'è qualcuno della famiglia De Gregori che dona questa borsa di studio finanziando quindi un'attività scientifica di ricerca e contribuisce alla pubblicazione della tesi premiata e che quindi ringraziamo. Simonetta, fai tu. Allora, io naturalmente ho mandato il link a Francesco e a Luigi De Gregori, però diciamo dando loro delle indicazioni di massima sui tempi di svolgimento della nostra assemblea e come è ovvio abbiamo un pochino sforato, quindi immagino che ammesso che siano riusciti a ritagliare uno spazio. Per il nostro incontro di oggi, probabilmente a questo punto, forse abbiamo un po' perso. Però mi hanno mandato un bel messaggio di ringraziamento, l'apprezzamento per il nostro lavoro e gli auguri da portare a tutti voi per la nostra associazione, per il nostro incontro di oggi, ma anche in generale per il futuro. Quindi, come dicevi, probabilmente nel momento in cui io mi stavo collegando, parlo io oggi, tocca a me, a nome della giuria, che come lo scorso anno è composta da Anna Galluzzi e Alberto Petrucciani, oltre a me. E, per l'edizione 2020 del Premio De Gregori, che è la prima edizione di un nuovo ciclo di 5 anni, che abbiamo appena che hai appena firmato tu come presidente in convenzione che quindi durerà fino al 2024, i concorrenti che si sono presentati entro la scadenza, diciamo, e con le corrette modalità sono stati 14. E ha espresso soddisfazione per il numero elevato dei lavori presentati in questa edizione del premio e anche per la qualità dei lavori presentati, diversi dei quali meriterebbero una menzione speciale. All'interno di questo insieme di 14 lavori, la giuria ha selezionato 3 lavori che ha ritenuto paritariamente meritevoli. Quello di Maddalena Battaggia, dal titolo Il bibliotecario racconta la biblioteca pubblica, metodi narrativi per progettare la biblioteca di domani, di Beatrice Eleuteri, nuove metodologie di indagine motivazionale del rapporto fra adolescenti e lettura, e infine quello di Anna Vanzetti, la progettualità interculturale in biblioteca. Tutti e 3 questi lavori affrontano temi di grande interesse con un respiro ampio e un approccio metodologicamente solido. Considerando però che il premio è indivisibile, la giuria ha infine stabilito all'unanimità di attribuire il premio dell'edizione 2020 a Beatrice Eleuteri per l'opera Nuove metodologie di indagine motivazionale del rapporto fra adolescenti e lettura, con la seguente motivazione che vi leggo. Il lavoro di Beatrice Eleuteri è la tesi discussa dall'autrice per il conseguimento del diploma della Scuola di Specializzazione nei Beni Archivistici e Librari della Sapienza Università di Roma nell'anno accademico 2017-2018. Oggetto del lavoro è il rapporto tra adolescenti e lettura, tema che l'autrice ha articolato in 3 parti.
La prima definisce il campo della ricerca e dedica i tre capitoli rispettivamente a una apologia della lettura, all'importanza della motivazione e ai dati statistici su lettori e non lettori. La seconda parte è dedicata agli adolescenti e a sua volta si articola in tre capitoli che ne approfondiscono caratteristiche, motivazioni e contesti. La terza parte presenta il campo, le metodologie e i risultati dell'indagine. Si tratta di un lavoro originale e ben strutturato che fa tesoro di un approccio interdisciplinare alla biblioteconomia e intermediale alla lettura e che offre elementi inediti di riflessione su un tema di grande attualità e interesse. Per quanto riguarda i lavori di Maddalena Battaggia, anch'esso prodotto come tesi di diploma della Scuola di Realizzazione in Beni Archivistici e Librari della Sapienza Università di Roma nell'anno accademico 2018-2019 e di Anna Vanzetti, tesi di laurea magistrale in Scienze Storiche, curriculum archivistico-bibliografico documentario presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Milano, la giuria auspica caldamente la possibilità che trovino uno sbocco editoriale nelle stesse edizioni AIB e nelle riviste di settore, in particolare AIB Studi. Infine, la giuria intende segnalare il lavoro di Maria Nunzia Raneri, Silent Book, nuovi strumenti per la visual literacy e l'arte, tesi del corso di laurea in beni culturali dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, che pur nella sua snellezza e semplicità propone uno sguardo attento, articolato ed esteticamente grande a un oggetto ancora poco conosciuto, eppure di grande importanza, qual è il Silent Book. Anche nel caso di Maria Nunzia Raneri, la giuria ritiene che la pubblicazione dell'opera potrebbe essere di grande beneficio per il pubblico dei lettori anche al di fuori del contesto bibliotecario. A questo punto io darei forse la parola direttamente alla vincitrice, cioè a Beatrice Euteri, se è possibile avere il collegamento con lei. E intanto vi ringrazio. Allora, stiamo tentando, però non la vediamo arrivare, quindi c'è qualche problema. Ora, intanto ecco, dico che noi raccogliamo la sollecitazione a valutare di inserire nelle edizioni AIB anche altre di questi lavori. Grazie della segnalazione. Cerchiamo sempre appunto di arricchire il catalogo delle nostre edizioni con vero Vittorio che si occupa per il CEN di seguire tutta la parte dell'editoria e allora insomma ne terremo ben conto. Intanto saluto la vincitrice facendole tanti auguri, eccola qui. Allora, ci vuol dire qualcosa? Salve, allora, buon pomeriggio a tutti, grazie alla professoressa Buttò per la magnifica introduzione, complimenti alle colleghe Maddalena e Anna per i loro lavori. Io sono veramente onorata di ricevere questo riconoscimento e vorrei ringraziare innanzitutto i fratelli De Gregori per l'esistenza stessa di questo premio, che è secondo me molto importante per valorizzare la ricerca nel nostro campo. E trattandosi di una tesi che parla di promozione della lettura e motivazione alla lettura da parte dei giovani adulti, lo interpreto come un simbolico, ma neanche troppo, investimento totale sulle future generazioni, sia di lettori che di ricercatori. E per me questa è stata un'opportunità importante per testare ciò che vorrei diventasse il mio lavoro e la mia vita. E al momento sto coltivando con un dottorato di ricerca all'Università di Roma 3 e questo premio non potrà che fungere da migliore degli auspici, anche se niente sarebbe stato possibile senza il supporto e i consigli dei miei professori, poi relatori, mentori e spero in futuro colleghi, ovvero il professor Giovanni Solimine e la professoressa Chiara Fagiolani. E quindi grazie a loro, grazie davvero alla giuria, a tutti i colleghi e soci con cui ho avuto e avrò il piacere di collaborare.
Agnese Cargini, Palmira Barbini, Anna Galluzzi, che ho già conosciuto, e la professoressa Marquardt, sotto il cui coordinamento, insieme ai colleghi e alle colleghe, stiamo iniziando i lavori della Commissione Biblioteche Scolastiche e Centri Risorse Educative. Grazie ancora a tutti davvero per il riconoscimento e per il vostro tempo. Grazie, sì. Non possiamo applaudire, però i nostri uffici, chi sei davvero con noi a lavorare? Io sento un forte tremendo. Spero che voi mi sentiate presente, però dico appunto, siamo gli auguriamo, siamo alla nostra professione di avere colleghi al suo interno di valore come lei, e le auguriamo tanto successo e tanta passione nel lavoro che farà. Grazie, e ringraziamo naturalmente la famiglia De Gregori per la generosità con cui incoraggia gli studi biblioteconomici. Ringraziamo la giuria per l'accuratissimo lavoro a cui ci ha abituati. Grazie davvero. E tra l'altro diamo appuntamento a Simonetta Buttò a domani pomeriggio, perché è tra i partecipanti al workshop della seconda sessione. Quindi la ringraziamo anche di essere con noi. Congratulazioni ancora. Grazie mille. Arrivederci.